Parliamo di Winnie the Pooh, sangue e miele. Finalmente ho in mano questo film, lo attendo veramente dal giorno dell'annuncio, da maggio 2022. Questo è l'unico modo per poter vedere il film legalmente, perché ci sono solo le copie fisiche, vi lascio in caso il link nella descrizione, sia del DVD che costa molto meno naturalmente di questa copia, ma anche appunto della Steelbook che contiene Blu-ray e 4K. Non so se nel DVD ci sono, ma qui sono presenti degli extra, di cui parlerò anche in questo video nella parte finale, quella con spoiler, perché alcune cose sono naturalmente con spoiler. Ma tralasciando il film, che vabbè, lo spoilerò già adesso, non che non l'avesse già spoilerato la miniatura del video o il titolo, non mi è piaciuto così tanto. La qualità di questa steelbook è veramente stupenda. Sia le due art posizionate all'esterno, ma anche l'interno non scherza, con entrambi i dischi e un piccolo booklet in cui ci sono delle informazioni alquanto interessanti che vi leggerò. Non tutte ovviamente, ma qualche frase è utile per capire di più cosa ne penso di questo film. Ripeto che i link di questa steelbook 4K e del DVD li trovate nella descrizione. Adesso però, parlando del film, che è una cosa a parte dal supporto fisico, possiamo dire che sì, attendevo davvero tanto questo film, non sto scherzando, io fin dall'inizio ho rivelato proprio il mio hype per questo progetto, proprio concettualmente, secondo me è stato geniale chiunque abbia pensato a questa idea allo scadere dei diritti di Winnie the Pooh da parte di Disney. Anche perché dopo questo Winnie the Pooh, che ha avuto un budget di $100,000, anche se il film è inglese quindi penso siano più sterline che dollari, e ne ha guadagnati più di 5 milioni, non contando appunto poi tutti i guadagni che arriveranno dall'acquisto delle copie fisiche o del noleggio, solo 5 milioni in sala, e infatti è già stato annunciato il sequel, che avrà come budget 1 milione questa volta, che in confronto ai 100,000 iniziali sono 10 volte tanto, appunto. Ma sono stati annunciati anche, almeno dalla stessa casa di produzione, il film horror su Bambi, che si chiamerà Bambi Reckoning, resa di conti, e il film horror su Peter Pan, The Nightmare Neverland. Poi ci saranno effettivamente altri film, anche se non so se sono della stessa casa di produzione, come quello su Cenerentola, sempre horror naturalmente. E se non sbaglio ce ne sono anche altri, ma in questo momento non mi sorgono in mente. Comunque davvero faccio i complimenti a chi ha pensato di realizzare questo film. Non perché sia un capolavoro e non mi aspettavo assolutamente un capolavoro, ma perché proprio il progetto ha letteralmente sbancato. Poi in realtà non è anche realizzato malissimo, infatti di questi 100,000 ho scoperto, anzi mi è stato detto da uno di voi, che buona parte è stata usata per le camere 8K. Infatti il film appunto ha anche la sua versione 4K e secondo me è stato abbastanza inutile per un film di questo genere utilizzare delle camere 8K per la produzione, e avrei preferito che il budget venisse più dilatato in altre cose, ma ne parliamo fra poco. La regia in realtà non è neanche così male, anzi, non ci sono nemmeno tantissimi errori, solo avrei preferito un po' più di stile, non peraltro durante le uccisioni che in uno slasher sono importantissime, il punto cardine, che qui in qualche modo non vengono valorizzate abbastanza. Poi la fotografia in realtà è anche abbastanza interessante, ci sono dei momenti molto godibili sia per i colori ma anche proprio per l'impostazione dell'inquadratura. Quindi una regia non tanto ispirata, ma comunque la fotografia fa il suo. La recitazione sicuramente è il primo punto debolissimo di questo film, perché intanto ho visto il film doppiato, ma ho visto anche, avendo appunto il Blu-ray, ho visto anche qualche scena, quelle che pensavo potessero essere recitate male, in originale, e sono recitate malissimo, davvero terribili. Il 90% degli attori presenti nel film, diciamo che sembravano abbastanza spaesati dalla situazione. Meno male che il film è arrivato doppiato in Italia. I protagonisti, o meglio le protagoniste, sono molto piatte, e questo comunque è un tratto distintivo degli slasher, perché i personaggi sono lì solo per morire. Ma una cosa è rendere i personaggi piatti per l'obiettivo dello slasher, un'altra invece è cercare di caratterizzare questi personaggi fallendo miseramente, con delle scene che secondo me sono altamente superflue, di discorsi, di flashback, robe varie, che veramente in un film del genere non servono. E anzi, alcune scelte mi hanno anche fatto stare antipatici quasi tutti i personaggi. E non sto parlando delle solite scelte cliché degli horror, con la strada biforcata, un cartello con scritto morte e vita e la gente va nella strada morte. Questo, ok, ci sta in un film horror, soprattutto in uno slasher, anche se in realtà non ci sono momenti così sfacciati nel film. Però comunque una cosa che ci sta sono dei personaggi piattissimi come una tavoletta di compensato, e cosa che in realtà non è assolutamente buona, i personaggi hanno il carisma di questo. Sì, non c'è niente perché appunto il carisma non è pervenuto. Pooh e Pimpy sono anche interessanti come villain assassini di questo film. Tralasciando i guanti da cucina di Pooh, veramente terribili, le maschere sono anche ben realizzate. E nonostante tutto, incutono anche in alcune scene abbastanza timore. Certo, non sei lì a mangiarti le unghie con tutte le dita, però comunque qualcosina ci può stare. Le uccisioni del film sono anche molto cruente e alcune anche abbastanza fantasiose, però comunque appunto sarà per colpa della regia poco ispirata,
non sono state valorizzate, come ho detto prima. Avrebbero potuto spendere un po' di più in queste scene, sia per i fantocci che sono costretti all'esplosione o alla distruzione totale, ma anche perché alcune scene sono, citando Boris, inodimo. Per esempio, un personaggio guarda un altro in lontananza con Pooh e Pimpy e dice: oddio, le sta mangiando la testa! Fammelo vedere. È uno slasher, fammi vedere che le sta mangiando la testa. Non farlo dire a un personaggio per non spendere quel poco di budget in questa scena. E sarà anche per questo che in realtà ogni tanto ho pure riso. Persino in alcune uccisioni. E non è che sia un elemento che gioca a favore del film. Ridere con uno slasher non sarebbe stato assolutamente male, solo se, appunto, nella steelbook non ci fosse un piccolo booklet. Questo qui, tempo di prenderlo magari, ok? Questo, di cui vi leggo le prime frasi davvero, o quella magari messa in grassetto. Vi leggo inizialmente la prima frase e poi quella in grassetto. Uno dei primi elementi che balzano all'occhio e colpiscono favorevolmente i Winnie the Pooh Bladenoni è che si sia scelta la strada di un film assolutamente serio e duro, senza nessun tipo di sbandamento comico o più leggero, come la materia essa stessa potrebbe suggerire. Frase in grassetto: tutto questo in mani sbagliate poteva correre il rischio di trasformarsi in qualcosa di più leggero e divertente, mentre Frake Waterfield, il regista, amministra gli sviluppi del plot nella maniera più cupa e feroce, con anche qualcosa di perverso che giunge perfettamente a segno nell'obiettivo di creare disagio. Rai, senti, credo ti chiami così, non so bene come leggere il tuo nome. Io il disagio l'ho provato, ma leggendo questo booklet dopo aver visto il film, si nota che tende ad essere cupo e duro, ma risulta abbastanza ridicolo in alcune scelte. Per esempio, ve ne dico una senza spoiler, velocissima: una tipa viene tritata dalla testa ai piedi e continua a muovere le gambe nonostante sia morta effettivamente. Questa non è una cosa così seria e cupa. Io lì ho riso. Magari sono scelte per rendere il tutto più grottesco, però sinceramente il risultato, la reazione che ho avuto io è qualcosa di ridicolo. Ad un certo punto comunque negli slasher c'è quel poco di nudità, e infatti anche qui c'è la quota tette per risvegliare un po' la gente che per tutta la durata iniziale del film stava già dormendo, perché effettivamente il film inizia dopo un bel po', a parte la prima scena di introduzione di tutta la storia animata, perché è animata la prima scena, e poi i primi minuti del film con Christopher Robin. Il film ci sta tantissimo a partire perché in qualche modo vogliono presentarti un po' le protagoniste, cosa di cui non c'era assolutamente bisogno. Quindi ad un certo punto, per necessità totalmente a caso, in quella scena, quota poppe. Nel momento morto, appunto pre-poppe, ci viene presentata una sottotrama che è davvero inutile all'interno del film. Comprende il passato di un personaggio che viene citato altre poche volte nel film, ma veramente serve solo in qualche modo totalmente a caso a far partire il film, perché è una scusa a tutti gli effetti, quella di far ritrovare le protagoniste in quella casa. Come ho già detto, cercano anche in qualche modo di caratterizzare i personaggi, ma io sinceramente in un film non vorrei odiare il 90% degli attori che vedo sullo schermo, cosa che in realtà è successa. Comunque, le scene di violenza, a parte il fatto che potevano essere più accentuate all'interno del film, hanno per lo più effetti speciali. Per lo più il sangue è lì, fisico, ma quando viene fatto in CGI è terribile, veramente un obbrobrio, non si può vedere. Ma per lo più fortunatamente hanno usato dei trucchi cinematografici fisici, tangibili. Ma poi, quindi, dopo alcune scene tensive che funzionano, ci sono alcune scene che danno una certa tensione, ci viene presentato un personaggio nuovo totalmente a caso che arriva nell'ultimo atto del film, e come arriva se ne va. Potevano tranquillamente risparmiarsi questo stipendio a questa attrice, perché letteralmente il personaggio è inutile, non serve a niente. E tra l'altro, visto che appunto non avevano budget per questo personaggio, è la protagonista di una scena inodimo. Non la fanno mica vedere quella scena. Ma passando subito al finale, finisce in modo leggermente diverso da quello che mi aspettavo. Anzi, comunque io negli slasher, nei film horror in realtà di questo genere, apprezzo il dover arrivare fino alla fine per cercare di capire chi sarà e se ci sarà un final character, solitamente una final girl, o può essere anche un final boy comunque. Quello che rimarrà, o quelli che rimarranno in vita dopo tutta questa faccenda. E comunque il modo in cui si risolve tutto è in qualche modo inaspettato. È un finale aperto, tra virgolette, per naturalmente il sequel già annunciato da $1 milione. Nel Blu-ray, tra gli extra, c'è sia un finale alternativo che qualche scena tagliata, che non aggiunge tantissimo, ma ne parliamo comunque nella parte spoiler, sia del finale alternativo naturalmente, ma anche delle scene tagliate. E io comunque, per chiudere, voglio dire che questo film è stato veramente un progetto intelligente. Non perché effettivamente è un progetto buono, non è che sia chissà che grande film, è un horror discretissimo, diciamo, non
non ci sono nemmeno così tante idee geniali, se non appunto il plot, il soggetto, questo film horror su Winnie the Pooh. Chi l'avrebbe mai detto qualche anno fa? Come ho detto per tutto il video, come ho detto nel titolo o nella miniatura, come si vede nella miniatura, non è che il film mi sia piaciuto così tanto, però comunque l'ho apprezzato. Forse sono i 30 euro che ho speso a parlare in questo momento, però comunque almeno la steelbook è veramente carina. E il film non è totalmente da buttare, è un horror slasher discreto, ma con qualche scena che veramente ha del potenziale, altre che potevano avere potenziale ma che non l'hanno sfruttato al meglio. Però la recitazione fin dall'inizio, per favore, no. Ma adesso ragazzi, se non avete visto il film, vi invito a uscire da questo video perché fra poco inizieranno gli spoiler. Vi ricordo che in descrizione ci sono tutti i link importanti tra i miei social, Instagram, TikTok, Twitter e Letterboxd. Link in descrizione assieme al link di Pampling, il sito di t-shirt e articoli nerd dove trovate tantissimi design a tema cinema, serie TV, musica e tanto altro. E se al momento del pagamento inserirete il codice Il Pensiero 4, potrete scegliere un paio di calze, inserirle nel carrello e queste calze vi costeranno 0 euro, perché infatti sarà un regalo del sito e del mio codice. In questo momento ci sono gli sconti estivi, più di 100 magliette a 9,90€, altre persino a 7,90€, mentre tutte le altre al posto di 16,90€ come al solito sono a 12,90€. Il resto del sito, tra costumi, quaderni, zaini e tanto altro, invece è al 50%. Affrettatevi perché questi sconti termineranno a breve. Ma adesso direi di passare alla parte spoiler di questa recensione di Winnie the Pooh Bladenoni o Sangue e Miele. Quindi se siete ancora qui e non avete visto il film, vi invito a lasciare il video perché gli spoiler iniziano tra 3, 2, 1... Cambiamo anche colorazione, non per un motivo ben definito, ma volevo fare questa cosa. E iniziamo parlando della primissima scena del film, ovvero quella introduttiva, quella animata sul passato di Winnie the Pooh, gli altri amichetti della foresta e Christopher Robin. Appunto ci viene detto che qui intanto la storia si discosta molto da quella Disney. Il regista lo dice anche in alcune interviste, loro non si sono voluti appoggiare sulla versione di Winnie the Pooh Disney, bensì sul romanzo. Il regista ha letto il romanzo e si è ispirato a quello, nonostante comunque il Winnie the Pooh, naturalmente, che abbiamo nel film, visivamente ha un po' di quello Disney, proprio per attirare gente, se no non, un orso normale non avrebbe attirato nessuno. Però in questo film i personaggi non sono dei pupazzi, sono delle bestie a tutti gli effetti, quindi magari qui possiamo vederle più come bestie o demoniache o aliene, non lo so, non viene data una spiegazione certa. Però in questo prologo animato anche bene, che mi è piaciuto, ci fanno vedere Christopher Robin che è cresciuto, va al college, abbandona i suoi amici al bosco dei 100 acri, loro si incattiviscono, avendo così tanta fame mangiano io, e questa cosa mi ha fatto abbastanza sorridere, e poi diventano quelli che vediamo per tutta la durata del film. Non so dove effettivamente vadano a finire Tappo, Tigro non è nel film perché i suoi diritti non sono ancora di dominio pubblico, però tutti gli altri personaggi dove vanno a finire? Mangiati anche loro? Avrebbero potuto tranquillamente spiegarlo, a meno che non abbia saltato mentalmente questa scena, magari c'è e non me ne sono accorto. 5 anni più tardi ci viene presentato Christopher Robin con la sua futura moglie, Mary, interpretata malissimo, lei è terribile. Lui ancora ci può stare, anche se mi ha ricordato tantissimo l'attore che ha interpretato Light Yagami nel live action di... Non si chiamava Light Yagami, Light, cognome americano, nel live action di Death Note di Netflix. Mi ha ricordato tantissimo lui, anche per il modo di recitare. Comunque, 5 anni dopo vediamo Christopher Robin e Mary Robin, futura Robin, che non arriverà a chiamarsi Robin di cognome, che vanno a ritrovare Winnie the Pooh e i suoi amichetti del bosco, nel bosco dei 100 acri. Vabbè, la scena comunque finisce con i due personaggi carinissimi che regalano una nuova collana di catene a Mary, proprio che gliela vogliono far tenere così tanto, e stordiscono Christopher Robin. Poi, in un'altra piccola parte animata, sembra che buttino Robin nel fuoco, invece poi si scopre che è la stessa Mary. Mi sono un po' confuso in quel momento, perché poi Christopher Robin si vede di nuovo, ma senza nessun residuo di bruciature, di ustioni, quindi sembrava un po' strano. Poi ci ho ripensato e poteva tranquillamente trattarsi di Mary, del carbone per il falò. Ci vengono poi presentate le 5 ragazze protagoniste, non ricordo adesso se sono 5 o 4, immaginate quanto me ne possa fregare di questi personaggi. Sotto consiglio della psicologa di una di loro, Maria, che è vittima di uno stalker pervertito che le è entrata pure in casa, sotto consiglio della sua psicologa se ne vanno tutte al Bosco dei 100 Acri in una casetta lì vicino. Ovviamente il passato di Maria con questo stalker pervertito che la segue è il timido tentativo di rendere tridimensionale quel personaggio, ma non ce n'era assolutamente bisogno, anche perché questa
sottotrama serve solo a far partire il film, poi non verrà più citata con importanza all'interno della pellicola, perché poi solo altre due scene citano letteralmente l'avvenuto. Comunque, la prima a morire è Tina, sì, si chiama Tina. E Pooh, totalmente a caso, prima di spaccarle la testa e fare successivamente degli hamburger in stile Pedro Pascal con la cippatrice, le strappa la maglietta di dosso e lei non ha niente sotto. Questa è la quota tette a caso nel film. Quota tette e anche girl power, visto che ha il potere di continuare a muovere le gambe nonostante abbia la testa triturata. Vabbè, sto scherzando, naturalmente non c'entra niente il girl power. Successivamente una scena abbastanza inquietante in cui scopriamo che Winnie Pooh e Pimpy, che in questo momento sta pedalando per un non specificato motivo, tengono prigioniero Christopher Robin, e scopriamo anche che Mary è dimagrita abbastanza per la prova costume. Comunque Christopher Robin si becca delle frustate con la coda di Io e successivamente una doccia fredda con il sangue della sua amata. Poi altra uccisione, Lara, quasi quota poppe. Si sta rilassando nella vasca idromassaggio, ma sente dei rumori e pensa solamente allo stalker di Maria e dice: non mi farai rovinare la vacanza, e continua tranquillamente a stare mezza nuda nell'idromassaggio. Non era solo lo stalker di Maria, sono i nostri amichetti del bosco che la addormentano, la incaprettano sull'asfalto e passano sopra la sua testa con la macchina delle ragazze. Vedere Winnie the Pooh, anche se praticamente Jason Voorhees, guidare un'auto mi ha fatto abbastanza ridere. E lo ha fatto anche il modo in cui muore Lara, con questo occhio che esce fuori dalle orbite, e lei continua comunque a gridare nello stesso tempo, assieme a Tina che muove le gambe nonostante abbia la testa tritata. Ecco, non capisco per quale motivo veramente il regista abbia continuato a dire che questo è un film serio, visto che non lo è. A meno che non fosse ironico e l'abbiano trascritto in modo serio qui nel booklet. Non mi sembra per nulla così serio e duro. Addio quindi anche a Lara, siamo a 2 su 5. Maria e Jessica, un'altra delle ragazze, sentono il trambusto e vanno a controllare. Trovano il corpo di Lara, rientrano in casa e assieme a Alice e Zoe, che sono la quota LGBT di questo film, visto che sono una coppia lesbica, cercano di rimanere all'interno senza farsi trovare dagli assassini. Pooh comunque entra, divide le ragazze, Pimpy fa perdere i sensi ad Alice o ad Alice, insegue Zoe e la uccide nella piscina con una mazzettata totale, fortissima, sulla faccia. Pooh e Pimpy rapiscono Alice e Maria e Jessica, le ultime due rimaste, diciamo non nelle grinfie dei due mostri, li seguono giusto per morire anche loro, né che potevano restare fuori dal gruppo. Intanto Alice viene schiaffeggiata in un modo veramente molto serio e duro. C'è letteralmente Winnie che all'inizio viene ripreso nell'inquadratura, poi l'inquadratura si sposta sull'ombra, sul muro, e dà degli schiaffi in questo modo, letteralmente. Immaginate la ragazza su un lettino e questa è l'ombra di Pooh che dà schiaffi. Così, non davvero. Serio e duro. Le ragazze trovano la tana di Winnie the Pooh, anche chiamata la puttana, e incontrano Christopher Robin. Lo salvano. E ovviamente lì si capisce che il personaggio sarebbe tornato poi nel finale a salvare qualcuno. Ci presentano Charlene, che è il personaggio inutile con la scena in Odimo, le sta mangiando la faccia. È letteralmente inutile, non sappiamo nulla di lei, non c'era neanche bisogno di saperlo, ma non c'era neanche bisogno proprio del personaggio, visto che arriva e se ne va. Tempo niente. Due secondi, davvero, come ce la presentano, muore. Quantomeno avrei voluto vedere la scena in cui le mangiavano la faccia ricoperta di sangue e miele, il titolo del film. Intanto ci sono Jessica, Maria ed Alice, che è stata appunto salvata dalle due, che stanno guardando la scena dietro un muretto, comunque qualcosa. Pooh si separa da Pimpy per rincorrere Maria e Jessica, che sono scappate, mentre Alice rimane lì con Pimpy perché vuole sostanzialmente vendicarsi dell'uccisione della sua amata, e infatti ce la fa. Qui Pimpy muore con la mazzettata in faccia, proprio come è morta Zoe. Pooh però lascia stare Maria e Jessica perché sente le urla, o meglio i grugniti, che a un certo punto sembrano anche dei di polli. Sente Pimpy morire e quindi impala dalla bocca con un coltello Alice, che rimane a bocca aperta. Maria e Jessica nel mentre fermano un'auto che ha al suo interno anche uno dei personaggi che era già comparso nel film all'inizio, comunque nello stesso luogo in cui Tina viene uccisa. E nonostante i tentativi di questi uomini di uccidere Pooh, questa scena mi ha ricordato tantissimo l'orrenda scena di Halloween Kills, Pooh fa fuori questi ultimi senza alcuno sforzo. E gli effetti pratici di questa scena non è che siano tutti così apprezzabili, Maria e Jessica, entrate nell'auto dei quattro, cercano di investire Pooh. In realtà sono state lì mezz'ora a guardare Pooh uccidere gli altri, però potevano partire prima. Pooh sale sull'auto, cerca di uccidere le due ragazze, ma loro frenano dopo un'altra mezz'ora che potevano tranquillamente fare questa mossa, invece l'hanno fatta solo alla fine, incidentandosi però contro un albero. Maria perde i sensi, ma nel momento esatto in cui apre gli occhi
nota Pooh che prende Jessica dall'auto, la porta davanti i fanali, quindi per la scena proprio illuminata al 100%, altrimenti non gli sarebbe piaciuta al nostro amico Pooh, alza il braccio in mano alla testa di Jessica, mozzata. E questo è in realtà anche uno dei poster del film. Wow, quindi effettivamente Maria, quella con i problemi dello stalker, è la final girl del film. Oh no, scusate, nessuna final girl in questo film. Oh, avevo dimenticato Christopher Robin, grande. Tralasciando che in questa scena sarebbe dovuta morire anche Maria, visto che era davanti l'auto, però vabbè. Quindi sia Maria che Christopher Robin sono i final character di questo film. Ora si metteranno sicuramente insieme... No, no, ok. È immortale come Jason Voorhees. Dai, che ci può essere un po' di speranza. Ora sicuramente Christopher Robin in qualche modo farà redimere, almeno per il momento, con Maria, il nostro Winnie the Pooh. La lascerà sicuramente sta... niente. Vabbè. Ok, Christopher Robin è l'unico che si salva. Tra l'altro questa è l'unica scena in cui Winnie the Pooh parla nel film, dicendo in un italiano molto assai correggiuto "me ride", con questa, in realtà con una voce più scura, "me ride". Io mi sarei aspettato più un "oh, rabbia". E invece no, sgozza la nostra Maria, vittima di stalking. Elemento utile da dire in ogni parte del film, ovviamente. Il finale è apertissimo per il sequel, Christopher Robin è l'unico che, appunto, ripeto, rimane in vita. Vedremo dove andrà a parare questa saga, nuova saga che si è andata sicuramente a creare, perché ovviamente guadagnerà sempre tantissimo spendendo pochissimo. Come ho detto nella steelbook, nel Blu-ray, non so se nel DVD c'è anche, ma non credo, cioè, ci sono dei contenuti extra come il finale alternativo, ne parliamo velocemente adesso. Il finale alternativo riparte dall'esatto momento in cui le due ragazze sbattono sull'albero con l'auto. Le inquadrature, la regia e lo stile della scena è leggermente diversa, ma succede più o meno la stessa cosa. Pooh prende Jessica, la decapita, lancia la testa sull'auto. E però Maria in questo finale alternativo, in modo veramente veloce, che non era cosa che non era successa prima, perché volevano godersi lo spettacolo dei quattro uomini uccisi, parte subito con l'auto e scappa. Si sente poi la voce del narratore, lo stesso di inizio film, che dice che Maria, se non sbaglio, comunque non mi ricordo benissimo le sette parole che dice, ma se non sbaglio diceva: Maria ha informato le forze dell'ordine, comunque qualcuno, di questo Winnie the Pooh, che è stato prontamente imprigionato per ora. Comunque il finale era lo stesso aperto per il sequel, perché comunque l'idea del sequel era già scritta prima ancora dell'uscita di questo film. Film che, ricordiamo, è stato prodotto con $100,000 in 10 giorni, almeno le riprese. Le scene eliminate poi nel Blu-ray sono 4, due che, ok, ci sta che l'abbiano levate, due che invece, per quanto inutili ma divertenti allo stesso tempo, per continuare ormai il senso di serietà reale di questo film, potevano tranquillamente tenere. La prima è una scena lunghissima, pre-quota poppe di Tina, con protagonista appunto la stessa Tina, che si guarda intorno con alcuni problemi di regia, effettivamente, quindi un bene che abbiano levato questa scena. Ci sono inquadrature che cambiano ogni 2 secondi, campo, largo, primo piano, primissimo piano, sembra una scena di Michael Bay. Quindi ok che l'abbiano levata, anche perché letteralmente sarebbe stata inutile e lunghissima per quello che voleva presentare, ovvero lei che si guarda intorno. La seconda scena ha invece come protagoniste Alice e Zoe, che cercano di caratterizzare i loro personaggi, scena totalmente inutile come tutte le altre che cercano di caratterizzare i personaggi, quindi ok che l'abbiano levata. Poi ci sono le altre due scene che, ripeto, per quanto stupidotte e... no, in realtà una non è neanche stupidotta, ci può stare, anzi, visto il titolo del film e il motivo del film, l'esistenza di questo film, potevano tranquillamente tenere, anche perché è nel trailer, mentre l'altra sì, è qualche secondo... poteva essere totalmente fuori contesto, ma il film non è che abbia chissà che grandissime scene meno stupide di questa. La terza scena, appunto, Pimpy e Pooh, che in una ciotola uniscono, appunto, da due barattoli, miele e sangue. Letteralmente il titolo del film, perché non hanno tenuto questa scena, non lo so. E poi iniziano a pestare per la pappa, perché mangiano questa roba. Poi c'è l'ultima scena, che è semplicemente Pooh, un primissimo piano di Pooh, che si rilassa tranquillo per qualche secondo, letteralmente dura pochissimo la scena, che si rilassa fumando un sigaro. Ok, la scena è abbastanza stupida, però potevano tenerla a questo punto, anche perché ho riso per cose molto meno esplicitamente stupide. Questa poteva tranquillamente essere divertente nel senso positivo del termine. Ma ragazzi, sto registrando da un'ora, non so quanto verrà questo video, però credo sia abbastanza lunghetto. Vi ricordo ancora una volta che in descrizione trovate i link importanti tra i miei social, il link di Pampling, codice il pensiero 4 per supportare il canale e avere un paio di calze gratis a scelta. Tra i miei social, come sempre, c'è Instagram, TikTok, Twitter,
Twitter e Letterboxd. Trovate anche il link del mio secondo canale e del profilo Tickets for Nerd per rimanere aggiornati su news, rumor, leak e tanto altro dal mondo nerd e dalla cultura pop. E niente, finalmente abbiamo visto questo film dopo più di un anno che ne parlo qui su YouTube. Io sono Andri, questo è stato un altro mio pensiero per voi. Noi ci vediamo in un prossimo video sempre su questo canale. Andri passa e chiude. Ciao!